insomma, basta indicare chi non vuole leggere e nel momento della lettura si metterà vicino alla persona che leggerà il testo. Qui alla mia destra, anzi sempre qui, oggi mi fanno gli scherzi, qui alla mia sinistra Angelo Imparato, che è la prima volta che viene qui al Festival di Federiciano. E ultimo, ma non per ultimo, una voce storica, perché è qui con noi dalla prima edizione del 2009, Giuseppe Corizzo. Ricordo ancora il giorno prima della primissima iniziativa che facemmo nel 2009, ci incontrammo nella sala consiliare del comune e facemmo una sorta di breve provino, no? Perché avevamo bisogno anche di voci locali, poi lo sentirete, insomma, è bravissimo. E poi diciamo, dovrei fare un ringraziamento collettivo. Dietro questo festival girano decine e decine di professionalità. Non mi va di farle singolarmente, perché quando si ringrazia delle persone sono sicuro che ne dimenticherò tantissime. Però diciamo dalle associazioni culturali che ci hanno seguito qui sul territorio, le cooperative, insomma, tutti quelli che in qualche modo hanno contribuito a far sì che questa manifestazione organizzata veramente in pochissimi giorni possa far registrare. Per la poesia credo sia una cosa unica in Italia, decine e decine di migliaia di persone che sono intervenute nelle varie iniziative che noi abbiamo fatto. Adesso tocca a voi, non fate i timidi, per cui non vi fate chiamare uno per uno, ma venite tranquillamente a leggere i vostri testi, siamo qui per questo. Di nuovo grazie. Anima ribelle, l'acqua che strilla chiede aiuto per rompere il silenzio e la violenza degli abissi, per fuggire,